Davide, buongiorno. Non abbiamo tantissimo tempo, dovresti aprire una scatola. Immagino che tu sappia di che marchio stiamo parlando. Ma sì, dai, impaginato potrei sapere cosa ci sia dentro, vediamo. Magari una scarpa da cross che ti potrebbe servire per correre il cross l'anno prossimo, però. Eh sì, purtroppo mi sono fatto male, niente campionati italiani di cross quest'anno, amen. Speriamo l'anno prossimo, dai. Va bene, dai, te la tiro, vai, Dai. vai. Mettiti la bandana. Ok, allora, me l'hai già preaperta, penso. Sì, ok. No, in realtà, Davide, questa non l'ho ancora vista, non l'ho aperta, non ho fatto niente. Mi devi Ok. dire di che scarpa si tratta, di che marchio si tratta, quanto pesa e soprattutto quali caratteristiche ha. Ovviamente sai già di che marchio si tratta. Allora, andiamo subito. Allora, aspetta che ti tolgo. Ma secondo te è una Cumulus? Ma No, Cumulus no, assolutamente. Bella rigida, quindi non è una secondo te scarpa ha da il rigida. carbonio o non ha il carbonio? Sì, carbonio sicuramente. Secondo te la useranno a Parigi oppure no? Direi proprio di sì, Secondo te potrebbe. la Edge o la Sky? Questa è una bella domanda. Sarà Sky? Sì, potrebbe essere la Sky. Beh, ti consiglio di aprire gli occhi e vedere che cos'è e poi me lo devi dire. La nuova scarpetta dell'Asics per le Olimpiadi, bella, bella. Però è la Edge o la Sky? La Edge, sì, la Edge. È la Edge? Ascolta, facciamo una cosa, 5 minuti di brainstorming, poi la confrontiamo con la Sky perché ho anche quella e dopo decidiamo quali sono le caratteristiche di questa scarpa e però andiamo prima a berci un coffee, Va ok? bene, vai. Allora Davide, hai provato sia la Edge sia la Sky, cosa ne pensi di queste due scarpe? Sono due scarpe belle, belle mostruose, tanta tanta roba, un bel passo avanti di Asics. Direi spettacolare sia come colore che come calzate, tutto, veramente un'ottima scarpa. Ma hai provato su un piede la Edge e sull'altro la Sky, che differenza hai visto quando hai guardato in alto? Allora, se devo essere sincero, perché me l'hai detto, però se le avessi messe su a occhio chiuso, al primo impatto nessuna differenza sostanziale. Forse sulla Sky la sentivo leggermente più spinta, un po' più aggressiva e quindi di conseguenza un po' più instabile, mi cedeva un po' il piede, mentre sulla Edge l'ho trovata più uniforme, molto più stabile rispetto alla Sky, mentre poi quando ho guardato bene, in effetti sulla Sky la pianta è leggermente più larga. C'è anche proprio una curva molto ricca di materiale davanti, e di conseguenza l'ho sentita più morbida e col piede un po' più proiettato in avanti, però il fatto che sia largo davanti, un po' più strettino dietro, mi cedeva un po' il piede. Quindi sì, è proprio da gara super spinta, mentre la Edge l'ho trovata un po' più stabile, anche perché c'è meno materiale davanti. Tutte e due, comunque la mescola, le quantità dovrebbero essere quelle. Vabbè, sulla Sky un po' di più davanti, però anche dietro la mescola è la stessa. E anche come tomaia, come lacci, come linguetta, come imbottitura davanti e dietro, come protezioni della plastica e tutto, è tutto simile, tutto uguale. Cambia forse un pochino il battistrada, più che altri colori. Sì, c'è meno questo colorino rosa davanti nella Sky, c'è più, diciamo, un buco con la mescola in vista. Sinceramente non so cosa serva. A livello di numero suggerisci stesso numero o mezzo numero in più? Sulla Edge uguale, nel senso lo mio stesso numero, mentre sulla Sky prenderei mezzo numero in più perché l'ho trovata un po' tirata, soprattutto davanti. Lateralmente no, davanti sentivo un po' che toccava dentro le dita, quindi mezzo numero in più per la Sky. Poi è ovviamente una sensazione anche perché è molto morbida questa tomaia. Eh sì, è molto morbida e quindi boh, magari anche quello, eh. Però sì, suggerirei mezzo numero in più per la Sky. Ovvio, non so se l'ho detto, ma la Edge è già a mezzo numero in più, quindi secondo me è per quello che l'hai trovata migliore. Sì. Invece, cosa ne pensi dell'intersuola che sembra ulteriormente migliorata e utilizza sempre il Flyform Turbo? Come l'hai vista?
Ma è super morbida. Sembrerebbe quasi che siano due mescole, quella più sopra un po' più duretta e quella sotto un po' più morbida, però alla fine la mescola è sempre quella, comunque è super reattiva, bella 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 spinta e ci sta, un ottimo lavoro di ASICS. Beh, questo comunque non è una recensione, è solo la prima impressione uscendo dal negozio e quindi ovviamente non stiamo dicendo come funziona esattamente, ma soltanto quali sono le nostre prime impressioni. Invece, come hai visto, l'allacciatura e soprattutto la linguetta e a livello di traspirabilità, come l'hai vista? Ma è sicuramente super forata, quindi per delle gare in estate o comunque se piove così è super traspirante. La linguetta molto racing, sottile però comunque efficace. E i lacci che mi piacciono un sacco, questi qua super gripposi, che quando fai il nodo sta lì e da lì non scappa e non hai problemi di dire l'acciata bene o l'acciata male, con queste si fa super, un super nodo. E anche comunque dietro non è così tanto aggressiva, perché comunque c'è un po' di tessuto, quindi il tallone è comunque protetto, è bello, bello morbido dietro, non è rigido. Non è la classica scarpa da gara che ti taglia tutto il piede perché è super plasticosa e super dura, quindi dietro ben protetta e davanti giustamente i piedi un po' più in vista perché è super traspirante con pochissimo materiale. A livello di design, ritieni che sia la scarpa stabile e soprattutto come hai visto questa conchiglia? La conchiglia sì, è super spaziosa, comunque per chi magari ha problemi al tendine d'Achille è un'ottima scarpa, assolutamente. Come design in sé della scarpa è veramente bello, colori super, super cattivi, quindi bella, bella. Invece è interessante notare che ASICS ha deciso di diminuire il drop anche sulla Edge, che prima era di 8, invece ora è di 5. Che sensazione hai avuto correndoci in giardino? Ma comunque, essendo tanto reattiva l'intersuola, il drop sinceramente non è che cambia così tantissimo. Ovviamente sono scarpe che devi correre di avampiede per sfruttare la spinta al meglio, però anche per chi magari appoggia un po' di tallone o di mesopiede, comunque riesce a fare una bella rullata e spingere bene lo stesso fino in fondo. Invece a livello di battistrada, che sensazioni ti hanno dato? Dicevi appunto che c'era un design diverso, colore diverso, hanno riproposto lo stesso design presente sulla Magic Speed 3, come l'hai vista? Il fatto che comunque la suola, diciamo più con la plastica più dura sia davanti sia nell'avampiede, appunto è una scarpa per correre di avampiede, anche perché tutta la parte di mesopiede e di tallone è proprio solo mescola in vista, quindi sicuramente per uno che corre di tallone si consumerà un sacco prima. Se appoggi di avampiede ovviamente dura un po' di più. Ottimo sia come aderenza, sentita che teneva bene la strada e niente, sicuramente sono curioso di testarle un po' su tutti i ritmi per vedere come si comporta e vedere un po' le differenze tra le due scarpe nel dettaglio. Invece ti chiedo, a livello di ritmi, secondo te a che ritmo la potresti portare e a partire soprattutto da che ritmo la suggeriresti? Sicuramente per un atleta evoluto la userei assolutamente sotto i 3,30 al chilometro, mentre per un amatore se deve fare qualche medio appena sotto i 4 sì, però non la consiglierei a tutti quelli che vanno meno di 4,20, 4,30 al chilometro, perché è davvero una scarpa da gara o comunque da allenamenti super tirati e che spinge via veramente il piede in una maniera impressionante, quindi non la consiglio, un po' come tutte le scarpe in carbonio, per chi va tanto piano o comunque nel senso per un amatore medio non ne vale la pena, anche perché comunque costano davvero tanto queste scarpe, quindi c'è il rischio poi di farsi male se non si sfrutta pieno la loro tecnologia. Ti sei dimenticato di dirmi il peso di questa scarpa, che è diminuito rispetto invece al modello precedente, secondo te quanto pesa? Peso sembra un bel leggero, ti direi sui 225, però invece no, secondo me sono scese sotto i 190 grammi, in particolar modo 185,
poi metteremo il confronto tra le due scarpe, però comunque davvero un miglioramento significativo. Ultima domanda che ti pongo, abbiamo già provato l'anno scorso, due anni fa, i modelli precedenti, secondo te quanto può durare questa scarpa? Ma un po' come tutte le scarpe da gara o comunque dove le usi sui ritmi forti, oltre i 300 km non le porterei, al massimo si può usarle poi per fare dei lunghi dopo o qualcosa un po' di più blando, però diciamo che la loro funzionalità sta nel range dai 150 ai 300 km, oltre non sfrutti più quella spinta, quel rimbalzo che ti danno, anche perché poi la mescola si indurisce, quindi oltre i 300 non le porterei, poi al massimo le usate per dei lunghi o qualche allenamento comunque sempre tirato ma non esagerato, ecco. È vero che comunque si fanno pochissime gare e poi 300 km sono tantissimi, soprattutto per chi non corre tutte le settimane, sono davvero molte maratone. Grazie Davide, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni faremo la recensione completa e soprattutto io la utilizzerò alla staffetta di Milano dove correrò con ASICS. Devo ancora decidere se usare le Edge e le Sky e mi farò suggerire da Davide quale scegliere. Ciao, alla prossima. Ciao.